Una scuola senza zaino è possibile? Accade ad Altamura in tre prime classi della scuola San Francesco d'Assisi, come in altri 14 istituti pugliesi. Nessuno ancora in Basilicata ha aderito a questo progetto, un metodo nato nel 2002 a Lucca, a cui finora hanno aderito oltre 100 istituti della penisola. Senza macini sulla schiena, senza pesi che fanno camminare i bambini più curvi e spengono anche la voglia di fare ed imparare. Una sacca leggera perché penne, libri, quaderni, ma anche numeri e parole vengono trovati a scuola o magari si costruiscono. Tutto è in comune e l'aula è dotata di ogni attrezzo e elemento utile per la didattica. Una scuola più leggera che ha anche una diversa organizzazione degli spazi, non ci sono banchi singoli, non c'è una cattedra, si lavora in gruppo e non cambiano i programmi ministeriali, a cambiare l'approccio che viene chiamato metodo del curriculum globale, si fonda su tre valori: comunità, responsabilità e ospitalità. Nel metodo senza zaino, si diceva, è fondamentale l'architettura dell'aula, lo spazio è diviso in aree di lavoro dove i bambini si auto-organizzano, studiano materie diverse da tavolo a tavolo e tutto il materiale didattico è in comune. Quando finiscono si spostano nell'agorà per rilassarsi e leggere un libro. C'è anche un cartellone di incarichi perché i bambini si danno delle regole di convivenza. Ecco che a fare la differenza in pagella sono la responsabilità e il senso di cooperazione. Ma vediamo che cosa significa andare a scuola senza zaino. Ad Altamura si va a scuola senza zaino, un metodo applicato in tre prime classi del quinto circolo San Francesco d'Assisi e che si sviluppa sulla scia della pedagogia montessoriana e punta a responsabilizzare gli alunni dove il carico di lavoro dipende dai livelli di capacità. Un progetto nato nel 2002 a Lucca, a cui finora hanno aderito oltre 100 istituti della penisola, 14 in Puglia e ancora nessuno in Basilicata. Si è ritornati un po' a quella pedagogia che forse era stata un po' accantonata nell'ultimo ventennio. Senza macini sulla schiena, senza pesi che li fanno camminare più curvi, più lenti e magari spengono anche un po' la voglia di fare e imparare. Basta una sacca leggera perché penne, libri, matite, colori e quaderni, ma anche legno, carta, sabbia, giochi, numeri e parole, i bambini li trovano a scuola o magari li costruiscono in un'aula già dotata di tutto. E l'aula, come dire, diventa un mondo vitale, non è soltanto quello spazio per una trasmissione di saperi, no? E c'è tanta metacognizione in questo, i ragazzi, gli alunni giungono alle conoscenze attraverso il fare. Una scuola più leggera non solo ha una diversa organizzazione degli spazi, ma offre anche percorsi didattici personalizzati e allo stesso tempo abitua gli alunni a lavorare in gruppo. Non cambiano i programmi ministeriali, a cambiare l'approccio. Si chiama metodo del curriculum globale e si fonda su tre valori: comunità, responsabilità e ospitalità. L'ospitalità è riferita alla funzionalità dell'ambiente, infatti è importante lo spazio aula, infatti non trovano più spazio la cattedra, i banchi monoposto. Poi ancora la responsabilità, in quanto gli alunni sono protagonisti nel loro e nel loro apprendimento, partecipano alla co-costruzione dell'apprendimento. Poi ancora l'altro valore è la comunità, nel senso che l'apprendimento è promosso nelle relazioni che si crea
con la famiglia, con i docenti. Nel metodo senza zaino fondamentale è l'architettura dell'aula. Lo spazio è diviso in aree di lavoro dove i bambini si auto-organizzano, studiando spesso materie diverse da tavolo a tavolo e tutto il materiale didattico a disposizione è in comune. Quando finiscono si spostano nell'area relax, dove possono rilassarsi seduti a terra e leggere un libro. Cambia quindi il metodo didattico ed è per questo che gli insegnanti sono in continuo aggiornamento, hanno seguito e seguiranno corsi di formazione. Sì, allora i docenti hanno seguito una formazione propedeutica per avviare, ma questo negli anni precedenti, negli anni scorsi. Ancora loro continuano ad aggiornarsi e hanno ancora delle ore di formazione obbligatorie. Poi negli anni successivi c'è una formazione chiamata di mantenimento, ma poi i docenti, oltre alla formazione di base, cercano anche di autoformarsi. Genitori, che ruolo hanno in questo progetto? Allora, il ruolo dei genitori è importante in questo progetto perché il genitore ha una parte molto attiva proprio in questa scuola comunità. Infatti, soprattutto il genitore ha collaborato molto con le docenti nella creazione degli strumenti e anche dello spazio aula. Ad esempio, i genitori hanno pensato ai cuscini dell'agorà, ancora hanno cucito le sacche dei bimbi. C'è uno spirito proprio diverso e di collaborazione. Un altro caposaldo della scuola senza zaino è la solidarietà e la collaborazione tra i compagni, dove i bambini si danno delle regole di convivenza attraverso un vero e proprio cartellone degli incarichi. Insieme decidono chi fa l'appello, chi ordina il tavolo, chi distribuisce la merenda. Anche in bagno i bambini ci vanno da soli. C'è un sistema di semafori: quando uno di loro si alza per andare a fare pipì, gira il bollo rosso, quando rientra quello verde. È terminato da pochissimo il primo quadrimestre, quali sono stati i risultati, i voti in pagella per gli alunni? Bilancio positivo, voti buoni, anche perché loro, e questo voglio sottolinearlo, fanno in pratica questo approccio globale al curriculum, comunque è insito nelle indicazioni nazionali, quindi non fanno nulla di diverso, loro fanno lo stesso programma di tutti gli altri. Il metodo consiste nell'organizzazione, nella metodologia che si attua, perché c'è tanto cooperative learning, in quanto gli alunni che sono disposti nelle isole, non avendo più il banco monoposto, ogni tavolo, ogni isola ospita 6 alunni e lo spazio anche per la docente, per l'insegnante, quando si siede con loro a progettare. E quindi ci sono tante attività laboratoriali. Ho detto, proprio il metodo è un metodo, il senso della cooperazione. A fare la differenza in pagella sono la responsabilità e il senso di cooperazione. Allora ben venga l'applicazione di questo metodo in tutte le scuole.